nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ben ritrovati all'appuntamento con Sportello Reclami. Oggi la puntata di oggi è una puntatona, ha fatto chiacchierare molto Arezzo anche con il servizio che abbiamo andato in onda in questa settimana, nella settimana scorsa, scusate, relativa alla ex sede Enel nel centro di Arezzo. Vediamo. Amiche e amici, ciao a tutti. Oggi ci occupiamo di un problema particolare che ci è stato segnalato da più persone, sia residenti che commercianti di via Petrarca ad Arezzo. Lo stabile è quello dell'Enel, quello che ospitava una volta l'Enel, che poi si è trasferita nel 2011. Lo stabile è vuoto, ma la notte ci dicono, e lo testimonieremo con le nostre telecamere, che ci vanno a dormire tanti clandestini sbandati senza tetto. Sì, è vero, è così. E non solo lì nel Palazzo Enel, ma un po' in tutta la zona, perché in Guido Monaco è invivibile. Qui la strada fa schifo perché è piena di loro, stanno in terra, mangiano in terra, danno fastidio alle persone, quindi noi non si lavora più. E purtroppo i vigili non fanno niente. Fanno le multe a noi, ma non guardano loro. E questo non va bene. E pensate che li vedono entrare ed uscire a tutte le ore del giorno e della notte. Sì, a tutte le ore del giorno. Io no, però loro li vedono perché loro stanno più qui davanti, sono dentro a lavorare, quindi è più difficile. E comunque altre persone lo dicono, qui lo sanno tutti, non è una cosa normale. E a questo punto subentra anche un po' di timore da parte di commercianti e residenti. La paura è di notte, perché io di notte qui qualche volta mi sono trovata davanti e non è piacevole starci, perché c'è persone ubriache, danno noia, non è una bella situazione. E comunque, voglio dire, si aiuta solo loro e non aiutano gli italiani, per niente. Non aiutano noi a lavorare, non ci aiuta nessuno. E non è giusto, Arezzo era bella e ora fa schifo. Questa oramai è la solita storia: se un comune cittadino parcheggia la macchina in via Petrarca nelle strisce blu, fa il tagliandino e sgarra di 5 minuti, si becca la multa. Da alcuni mesi questi residenti e commercianti stanno continuamente segnalando questo disagio, questa presenza continua di sbandati e senza tetto che bivaccano tutta la notte all'interno di questo stabile e nessuno interviene. Nessuno li guarda, nessuno. Anche in negozio entrano in continuazione a chiedere i soldi, danno fastidio ai clienti, io non voglio, io li tratto male, devo dire la verità, ma non va bene. Cioè, loro devono stare a casa sua se non c'è niente da fare qui, è così. Cioè, alla fine il lavoro non c'è per noi, non possono venire qui a ammazzare noi, perché noi ci ammazzano dalle tasse, a loro l'aiutano in tutto, gli trovano le case, gli trovano il lavoro, gli trovano ogni cosa, in più vengono qui ad annoia. E i soldi comunque non li portano a Retini, li riportano a casa sua. È questo il problema. Non è che stando qui aiutano noi a lavorare. Loro lavorano per sé e li portano a casa sua e ci fanno le ville, ci fanno le case, ci fanno tutto. Altra testimonianza. Succede che è diventato pericoloso stare qui ad Arezzo. È invivibile, non ti puoi muovere più perché c'è ti incroci sempre con persone straniere che non sai se hanno coltelli, se hanno, che ne so, le loro intenzioni. Perché uno deve anche capirli, perché qui stanno senza lavorare, senza mangiare, senza soldi. Quindi alla fine penso che diventa anche pericolosa la situazione, prima o poi, qui in Italia. Non parlo solo di Arezzo. Un altro cittadino che è testimone di questo continuo via vai. Sì, si vede il via vai giornaliero. Comunque il peggio è nelle sere dopo cena. Io normalmente, cioè, non abito qui, però essendo single giro e verso le 10:30, 11, cioè nel tardo sera, si vede proprio entrare la gente all'interno del palazzo. E ora, prima un po' di più, ora un po' di meno, si vede che qualcuno deve aver mosso qualcosa, perché si vedono un po' meno uscire rispetto a come era una quindicina, 20 giorni fa. Comunque penso il degrado più grosso è anche Piazza Guido Monaco, e ci comporta tante cose, tanta paura da parte, penso, dei negozianti, anche noi stessi.
si vedono, entrano strafottenti all'interno dei negozi e pretendono soldi, fermano continuamente gente per le strade, quindi non è una cosa bella. E poi il degrado di Piazza Guido Monaco, penso che non devo essere a dirlo, ma basta che ci passi uno spazzino a dire in che condizioni è, gente che è in terra a bere birre, per non dire forse anche peggio. E niente, non è bello per un cittadino di 46 anni che ha vissuto 46 anni a Arezzo vedere queste situazioni. Se ci permettete, non è assolutamente giusto aver timore o paura ad attraversare il centro della propria città. Ci fermiamo un attimo, a tra poco, restate con noi. Seconda parte di Sportello Reclami, oggi siamo in via Petrarca, centrissimo di Arezzo, con la nostra incursione nell'ex palazzo dell'Enel, l'ex sede dell'Enel, dove si andavano a pagare le bollette una volta, tanti anni fa. È diventato un dormitorio clandestino di disperati. Seconda parte di Sportello Reclami, grazie per essere restati con noi, siamo ad Arezzo in via Petrarca, tante persone ci hanno segnalato che molti sbandati e senza tetto dormono di notte all'interno dello stabile che una volta ospitava l'Enel. Noi ci siamo fatti coraggio e siamo entrati con la nostra telecamera per darvi una testimonianza dell'inferno che c'è dentro. Sì, stiamo per entrare dalla porta principale perché abbiamo trovato da dove entrano gli extracomunitari. Guardate. Vai. Le immagini si commentano da sole,
Noi alla fine di questa nostra incursione cosa abbiamo fatto? Il nostro dovere di cittadini. Abbiamo chiamato il 113, ma... Allora, il 113 ha ripassato ai vigili. I vigili ci dicono che è una proprietà privata. Qui la gente in via Petrarca è scocciata, è arrabbiata, ha paura. Possibile che per far intervenire la forza pubblica ci dobbiamo arrabbiare? Sono imbufalita, va bene? A questo punto daremo in pasta le televisioni, perché questa è una situazione che veramente ci ha stancato. Basta che la gente, che questa gente continui a fare propaganda elettorale quando per i cittadini non si fa niente. Abbiamo fatto una raccolta firme in piazza Guido di Monaco per la sicurezza. Siamo in via Petrarca, i cittadini sono stanchi, stanchi, ora è l'ora di finirla, basta, vediamo se intervengono perché veramente stamani sono arrabbiata. Alla fine sono arrivati i vigili, ci abbiamo parlato, gli abbiamo spiegato il problema, gli abbiamo fatto vedere anche qualche immagine, hanno detto che provvederanno nei tempi dovuti. Speriamo, perché la situazione è davvero insostenibile. Linea a Roberto Francini. La situazione di oggi era veramente incresciosa, avreste dovuto vedere la faccia di Massimo appena è uscito, le cose che non abbiamo registrato con la telecamera, insomma aveva bisogno di una molletta per il naso. Bene, torniamo domani con altri argomenti un pochino più leggeri per fortuna. Grazie della vostra attenzione, la puntata di oggi finisce naturalmente via su internet, via nei nostri social, nei nostri consueti indirizzi, continuate a mandarci le vostre segnalazioni all'indirizzo che già conoscete. A domani. Sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.